Memorie e tradizioni è un programma realizzato da Teleunica, Pro Valtellina, Distretto Culturale della Valtellina, Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura. Mio padre faceva il commerciante, praticamente mio padre è stato prima portiere d'albergo in Sicilia addirittura, perché una volta il turismo qua all'Aprica esisteva solo estivo, e allora da settembre partiva a settembre e fino a giugno stava in Sicilia. È stato portiere d'albergo all'Hotel dei Templi Agrigento, e lui là andava giù, poi nel 38 è morta la nonna. È venuto in su, si è sposato subito con la mamma, con mia mamma, e hanno rilevato, perché il negozio c'era già, perché funzionava però praticamente in estate, e si è messo qua, è andato avanti a fare il commerciante qua. In Sicilia era diventato anche fotografo, perché aveva studiato, era giù là, andava a tempo, ha fatto anche il fotografo, e poi dopo da qua ha cominciato a fare il fotografo, e ha sempre fatto il fotografo, panorami, fototessere, ancora con quelle macchine dove si metteva sulla cosa, sulla testa, tutte le foto a lastre, che io ho l'archivio e che abbiamo praticamente una fototeca ben attrezzata per le sue foto, perché sono un ricordo di come era l'Aprica e come siamo partiti praticamente anche turisticamente. Sì, a 3 anni qua, cioè quando i ragazzi uscivano, c'era la neve, si usciva, si andava con gli sci o con la slitta. Per occupare il tempo e fare un po' di movimento, perché in casa il riscaldamento era solo in un locale. E bene che i genitori, era bene che andassimo fuori a muoverci. E da allora poi io ho avuto una gran passione per lo sci, ho continuato. Ho fatto un po' di fatica negli anni, quando ho cominciato ad andare a scuola, perché sono andato a scuola, perché allora la media qua non c'erano, e a scuola mia mamma ha dovuto mettermi in collegio a Sondrio dai Salesiani. E lì purtroppo sciavo solo il sabato e la domenica. Però quando ho cominciato già a fare le gare a 14 anni, stavo assente da scuola circa 2 mesi d'inverno. Però sono sempre stato promosso lo stesso, rimandato a ottobre, ma arrangiavo e non ho mai ripetuto un anno. I primi sci erano senza lamine, prima di tutto, e l'attacco era col tallone libero, perché non c'è. Dopo sono intervenuti gli sci con il cander, cioè l'attacco a cordina che bloccava già il piede dietro, ma poi il piede soprattutto è venuta la longaniere, che quella era quella cinghia lunga che bloccava completamente il piede. Però non erano di sicurezza assolutamente, non si sganciavano, quindi era facile, cadendo, prendere delle storte, prendersi gli sci sulla testa, cioè farsi male. Il primo attacco di sicurezza è uscito il formaggino marker nel 56, che l'hanno usato in prova a cortina quando c'erano le Olimpiadi. Poi dopo nel 60 man mano si sono perfezionati, però anche i primi attacchi di sicurezza c'era solo lo sgancio sul puntale, non c'era ancora lo sgancio posteriore, lo step. Però dopo è cominciato Salom, Marker è stato il grande pioniere degli attacchi di sicurezza, e siamo arrivati ai tempi attuali dove gli attacchi, le protezioni eccetera creano un'enorme sicurezza. Se immagini se oggi non ci fossero gli attacchi di sicurezza, in città quante gambe rotte si vedrebbero, perché in quei tempi lì qua all'Aprica si rompevano 30-40 gambe a domenica. C'era appunto un laboratorio con il professor Patarin eccetera, che ingessavano a non posso, però era meno l'utenza. Adesso con tutta l'utenza di sci che c'è, sarebbe effettivamente, andremo in giro col gesso bianco dappertutto in tutte le città. Avevo molta passione, e anche quando venivo giù dai gradini così facevo
come le curve, saltavo giù spostando, perché mi piaceva tantissimo sciare, c'era lo sport. Poi mi è piaciuto anche il calcio, perché in collegio ho giocato a calcio, in quanto là non si riusciva a far altro. E poi dopo il tennis, perché ho fatto un po' tutti gli sport, però lo sci, e lo sci mi sono accorto che andavo quando a 12 anni ho vinto i campionati regionali studenteschi, che ero il più giovane di tutti, e ho corso con quelli che facevano ragionerie, geometri, che avevano già 18 anni. Quindi da lì, poi dopo, io ero nello Sci Club Aprica fino a 14 anni, a 15 anni, qua in Lombardia c'era lo Sci Club Monza, che era lo Sci Club più forte che ci fosse dopo le squadre militari, e ho avuto fortuna che il dottor Gian Vittorio Fossati, con i cotonifici, che è stato direttore tecnico della nazionale degli atleti, mi ha portato lo Sci Club Monza. E da lì ho cominciato la mia carriera. Purtroppo ho smesso presto a causa di quell'infortunio, perché avrei potuto continuare almeno fino a 30 anni. Però ho avuto grandissime soddisfazioni, e appunto dai 20 ai 23 anni sono stati gli anni più importanti della mia vita e più nei quali mi sono realizzato maggiormente. Dopo ho avuto l'incarico di presidente dei maestri, eccetera, ho continuato sempre nel mio ambiente e insomma io sono contento di come ho vissuto finora. Io nel 70 sono stato, mi hanno candidato qua in provincia di Sondrio, cioè come associazione regionale, e sono stato subito eletto presidente. Però il primo anno, i primi tre anni, ho preteso di essere affiancato dal Bruno Angelini, che era il presidente precedente, perché mi sembrava un po' assurdo. Io avevo appena 28 anni e mi sembrava assurdo buttare via, mandare via una persona che è stata tra i fondatori dell'associazione e non sfruttare la sua esperienza. E quindi poi da lì sono diventato subito vicepresidente nazionale dell'AMSI, anche con Nassirelli, eccetera, e poi sono diventato presidente nazionale dell'AMSI. Però quando sono diventato presidente nazionale dell'ANSI, la prima cosa che ho fatto, ho spinto il discorso della legge quadro nazionale e ho ottenuto appunto la legge dei maestri sci nel 91. E io sono andato là a Roma, mi è venuta l'idea di fare la legge quadro nazionale perché le guide alpine l'avevano appena proposta. E allora con loro ho fatto tutto lo studio e con i miei presidenti delle varie regioni dell'ANSI abbiamo deciso di presentare questa legge. Però l'ho studiata io con i miei legali. Ho avuto una grossa mano da Guzzetti, perché Guzzetti era presidente della regione Lombardia e ha sposato la causa, difatti è stato anche relatore della legge dei maestri di sci. E è passata che nessuno pensava che potesse passare una legge, perché noi eravamo 8.000 persone, una legge quadro nazionale per 8.000 persone, però sono state le prime leggi che hanno tutelato lo sport. Ad esempio il tennis non ha ancora la legge del tennis, sui maestri di tennis, cioè come sport le leggi nazionali che ci tutelano, che ci riconoscono professionisti, sono solo quello dei maestri di sci e delle guide alpine. Altre leggi nazionali che tutelano la professione non ne esistono. E fare la legge nazionale mi è venuta l'idea perché avevamo le leggi regionali ormai tutti, però le leggi regionali ognuno andava nella sua direzione, almeno così siamo riusciti ad avere una legge. Papa era venuto sull'Adamello a sciare e sull'Adamello ci sono i miei amici maestri di sci che gestivano la lobbia, i maestri Scizzani, che poi si è visto anche nel filmato che hanno fatto sul Papa ultimamente. E lui mi ha detto: ma dai Umberto, vieni, sarebbe un'idea, parliamo col Papa. E io sono stato veramente, è stata la più grande emozione della mia vita, perché era la mano, ci siamo intrattenuti parecchio, gli ho dato il diploma e quando gli ho dato il diploma di maestro ho detto: a me maestro di sci, ma non lo merito, mi ha detto. E poi è stato. Poi dopo il Papa ho fatto un convegno internazionale a Roma con 36 nazioni e ci ha ricevuto in udienza privata a Roma. Quella lì è quella foto di quello che diceva, praticamente è stato pubblicato sull'Osservatore Romano, dove ci dice che i maestri di sci dovevano essere non solo maestri di sport, ma maestri di vita. E lì è stata un'esperienza che è quella estremamente importante, che adesso a livello internazionale si ricordano ancora tutti. L'Aprica del dopoguerra il turismo era molto relativo, però l'Aprica eravamo più o meno pochi abitanti come siamo ancora adesso,
e c'era tanta voglia, tanta volontà di fare. La prima cosa importante che hanno fatto l'Aprica, secondo me, è stato quando hanno costruito i tennis. Poi c'erano tanti alberghi, perché c'erano gli alberghi, però loro non sono sorti di colpo gli alberghi 100 posti, eccetera. Sono sorti praticamente con le piccole case che si affittavano, si sono ampliati pian piano facendo i sacrifici grossi, perché allora soldi ne giravano molto pochi. E quindi le famiglie degli albergatori, che sono stati veramente anche loro dei pionieri, sono andati avanti man mano, allargandosi man mano che le stagioni andavano, facevano del lavoro, perché l'uscì ad esempio d'estate c'era il turismo che durava 2 mesi, perché c'erano le famiglie che si muovevano, poi gli appartamenti si affittavano tutti perché erano pochi. E la gente veniva e si occupava, stava qua magari 2 mesi, anche negli alberghi stavano 2 mesi, però erano alberghi dove le pensioni non costavano quello che costano adesso, era più ridotto tutti i costi, la gente si accontentava di più pur di prendere aria buona e di stare anche in montagna. Difatti noi gli appartamenti allora li affittavamo, adesso purtroppo con l'avvento delle seconde case, che un buon 30-40% sono sempre chiuse, non si affittano più i nostri appartamenti, perché la nostra ricchezza erano le nostre case. Ampliando così, vendendo i terreni, perché i terreni hanno venduti gli aprichesi, non è che li hanno venduti gli altri, hanno preso i soldi dei terreni, io non discuto se hanno fatto bene, hanno fatto male, però hanno preso dei quattrini, si sono privati i loro terreni e hanno svalutato il valore delle loro case, cosa che non è successo in Val Gardena, non è successo in tanti, soprattutto nel Trentino e in Val Gardena, perché là condomini, seconde case, ce ne sono estremamente poche, ma poche, perché là li affittano loro gli appartamenti e incassano loro i soldini perché hanno la casa che rende. Qua la casa non rende più, è un debito per tutti. E gli alberghi fanno fatica ad andare avanti, perché il cliente che veniva in albergo, che veniva prima in albergo, magari non aveva la famiglia grande di prendere l'appartamento, andava in albergo. Con l'acquisto delle seconde case adesso affitta, oltre chi non viene nelle seconde case le affitta anche. Quindi ha tolto un valore praticamente al nostro. E in più rimangono cattedrali nel deserto, però è difficile adesso dire se è stato bene o se è stato male, perché purtroppo male del tutto non può essere stato, perché in tutta Italia, in tutti i posti turistici, dal Sestriere a Cortina, anche Cortina, dappertutto, hanno costruito tutti. Quando è cominciato lo sci di massa, praticamente negli anni 60, la prima abbiamo contato 155 pullman. Però la gente veniva, noi noleggiavamo gli sci allora, ma finivamo alle 2 del pomeriggio a far fuori gli sci, a noleggiarli. Perché una volta anche il noleggio degli sci non era automatico come adesso. C'erano le ganasce da aprire svitando le viti, da tirare su. Era tutta una regolazione che per regolare un paio di sci ci volevano almeno 10 minuti. Adesso in un minuto è come cambiare le gomme sulle auto, regoli un paio di sci. Cioè è cambiato moltissimo. Solo che adesso questi turisti della domenica non ci sono più così in massa, perché una volta venivano quelli dei collegi, venivano le scolaresche, c'erano gli sci club cittadini che praticamente organizzavano loro le gite. È un po' come le squadre di calcio quando organizzano per andare a vedere la Coppa dei Campioni. O allora dalla città c'erano parecchi club che portavano i loro anche a fare la scuola di sci, eccetera. Adesso questo si è molto ridotto, perché praticamente sciano un po' tutto l'anno. E anche le settimane, una volta le settimane bianche, erano più numerose. Perché? Perché nel sud stazioni turistiche ce n'erano 3. Adesso andiamo nel sud, soprattutto in Abruzzo, così ci sono delle stazioni turistiche che sono più attrezzate delle nostre. A me sciare è la mia vita, è stata la mia vita e mi piace tantissimo ancora. E faccio ancora qualche garetta da vecchietto. Le piste dell'Aprica si sono trasformate, sono tra le migliori d'Europa, perché adesso sono riusciti a fare delle piste anche partendo dall'alto, che uno parte da 2400 metri, arriva a 1200 metri, può scendere un ragazzino a spazzaneve. Quindi uno che ha fatto 5-6 giorni di scuola con un maestro, un ragazzino, anche un adulto, che non ha una paura innata, può partire da 2400 metri e arrivare a 1200 metri. Poi il vantaggio è che l'Aprica ha sempre i campetti, che sono la nostra grande fortuna, che sono sempre ottimamente innevati, perché è una zona dove arriva il sole solo praticamente
poche ore al giorno, però in compenso lì c'è molta neve e rimane una neve fantastica. Poi da qua uno può portare i bambini sui campetti e star lì a guardarseli. Cioè siamo praticamente la spiaggia dello sci. Io sono soddisfatto della mia carriera, sono stato fortunato anche con la famiglia, eccetera, quindi non veramente non mi rammarico di nulla.